Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Sul Sipario, qui dal Teatro Bracco, per uno spettacolo teatrale davvero unico. Parliamo di Amort e Carnaval, uno spettacolo con uno speciale direttore musicale. Parliamo di Leo Amendola. Ciao Leo. Ciao a tutti, buonasera. Leo, buonasera. Direttore musicale di Amort e Carnaval, ovviamente parliamo di una commedia in tre atti di Raffaele Viviani. Parleremo a breve con il regista Salvatore Pinto, perché davvero ha dato un tocco magico a questa commedia già bellissima, con dei temi attualissimi, perché in realtà sappiamo che la commedia è ambientata negli anni 20, ma i temi sono sempre attuali, oggi più che mai. Cosa significa appunto essere direttore musicale di Amort e Carnaval? Allora, innanzitutto io sarò anche in veste di chitarrista. Assolutamente, diciamolo. E di arrangiatore, e ho composto la parte iniziale, il brano che apre questo bellissimo spettacolo, e la regia appunto di Salvatore Pinto. È il secondo anno di collaborazione con questa compagnia, la compagnia Zazà. E ci ritroviamo proprio qui. L'anno scorso abbiamo fatto Filomena Marturano, sempre con musiche composte da me, e è una bella avventura con me sul palco, anzi in buca. Infatti chi ci sarà, anche perché è successo di spettacoli teatrali, sta sempre ovviamente in una sinergia le persone che lavorano insieme, sì. Chi sarà con te? Allora sarà un quartetto, allora ci sono io alla chitarra, poi c'è Franco Natale mandolino, mandola e mandoloncello, poi ci sarà Pasquale Ciniglio al sax e poi Nunzio Abruzzese alle tamborre. Uno spettacolo che in realtà racconta temi riguardo la relazione umana, le peculiarità umane. E quanto è importante l'aspetto musicale in una commedia del genere? Allora, è una cosa nuova, è un pensiero bello che ha questo giovane regista, che è proprio Salvatore Pinto, perché sta unendo molto il tema teatrale con il tema musicale. Non è da tutti, perché basta fare un'introduzione, poi lo spettacolo va da sé. Invece lui sta, diciamo, unendo questo tipo, ma non è un musical. Ci saranno anche delle parti cantate. Il cantante Peppe Ciniglio, poi ci sarà Rosanna Aprile, Maria Riccio, e poi ci sarà un momento, un exploit della rumba degli Scugnizzi di Raffaele Viviani, dove canteranno tutti. È una cosa bellissima e, ripeto, questo è un elogio che vorrei fare al regista, che veramente sta facendo un ottimo lavoro e con cui io mi trovo benissimo, benissimo a collaborare. In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia, alla presenza del sottoscritto, notaio Girolamo Consiglio, fu Francesco, io Pasquale Capuozzi, fu Nicola, in piene facoltà mentali,
Lascio. Allora ripetete, Natale. Io Pasquale Capuzzo. Fu Nicola. Fu Nicola. In piene facoltà mentali. In piene facoltà mentali. Lascio. Leo, chi vogliamo ringraziare in particolare? In realtà qualcuno già recitato, vuoi ringraziare qualcuno però in più? Salvatore Pinto sicuramente, che ha rinnovato questa chiesa. Spero che ci siano tante altre collaborazioni. E, ripeto, è una bellissima compagnia, perché è composta da bellissime persone, molto preparate. Stasera vedrete non una compagnia amatoriale, ma ci saranno dei vari attori. Buona visione e grazie a te. Grazie a te, grazie ancora a Leo Amendola. Grazie a voi, grazie a voi. Buonasera. A caccia faccio, caccia faccio. Io si metto a fare perché il cupulello che voglio non nasce né creatura senza e co. Ma padre che facci? Mio padre faceva un rinorgiato. Era un artista. Beh, Raffaele, non potevo fare un rinorgiato pure tu. Come si dice, l'arte di tate è mezzo imbarata. Già. Ti posto una giornata fa, con l'orologio sotto la luce. Vega che si fa tardi, non si mangia, ci attacchi niente. Io non fa niente, io. Ma niente proprio no, sì, ma una cosa più spicciativa. Ma mi pare che all'età mi mette a pazzia che spero l'orologio, io, sì. Insomma, io voglio sapere, tu amico bussa a mattina. Ah, prima cosa? Mi sono venuto a trovare. Ah, e ho trovato l'ultima cosa, poi, però... Sì, ma ci si stima pure io. Ma pure pagina, si fa brutto. Un giorno, un po' di carnevale, sempre disoccupata, sempre mietta una vittata. Così, una bella figura che ho presto fatto, già sta facendo. Così, la verità, io mi sto preoccupando più per voi che per me. Voglio mettere a fosso a ferro e piatto prima. La coppola, già me l'ho già accattata. Si è accattata la coppola, hai capito? Ma mi va a pigliare la patente. Pigliare la patente, sa va a una caccia in casa. Che c'è il cart? Ci vuole arrivare lo scendere? Carolina! Ehi! Ha voluto trovare me? Ha voluto trovare 200 lire? Secondo voi, oggi, ma uno è strano, ma che faccio a mettere lo scurno in faccia? Noi, che noi cristiani, è venuto per salvaguardare il mio decoro. Siamo qui con il regista Salvatore Pinto per parlare di Amort e Carnevale. Salve, regista. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Parliamo di Amorte Carnevale e soprattutto di un riadattamento molto particolare con sinergie davvero uniche. Raccontiamo quello che accadrà stasera. Stasera accadrà innanzitutto la 18ª replica di questo spettacolo, quindi vuol dire che è uno spettacolo fortunatamente di successo. Assolutamente. Però è da un anno che ho conosciuto il maestro Leo Amendola e ho deciso di abbinarci musica dal vivo a questo spettacolo, che ce lo vedevo, sempre rispettando Viviani, rispettando quei tempi, rispettando l'autore. E però è, diciamo, l'ha arricchita ancora di più. Ma che cent'anni che il signore so chiama un paravisa? Ma non cent'anni a aspettare a fe! A chi non era nessuno? Te ne arrivi a me come una pote, non l'avete vista, sì. Ma me la 200 lire mi ha consegnato 1800 lire di improperi. D'altra parte ha preso, non si può portare. No, io vero che non le sono come mujer. Ma come si fosse? E come no? Sì. Che la camuretta. Ma anche un pile, mi da fè, lo lavava e pella pure. Io vero. E invece ho bim, a che camminano come una pezzetta. E che nato, ma che nato, ho poche mangiato. Ehi. E me ne sento parole. Eppure sto femmina ancora. Come no? E sto anche vicino a un vecchio. Donè! Ma no! Donè! Ma non capozzo, ma saluaio! Le tematiche sono davvero tante, tematiche che in realtà sembrano passate ma sono molto attuali. Parliamo anche proprio di vizi capitali, si parla di avarizia, di furbizia. Quanto è importante questo aspetto anche in questo riadattamento? Sono temi attualissimi, perché comunque si parla di persone che danno soldi con interesse, che esistono ancora tuttora. Non sono solo le banche quello, ma ci sono persone che fanno questo per mestiere. E soprattutto poi la furbizia del protagonista, che in questo caso Raffaela, proprio interpretato da Raffaele Viviani, che cerca di sfruttare questo momento della morte di uno zio per poi accaparrarsi l'eredità, non ci riesce, allora si prende la,
la moglie dello zio, sempre per interesse, doppio scopo, sono cose tuttora molto attuali. Soprattutto perché Bauman, un noto sociologo, diceva che abbiamo rapporti, relazioni sempre molto liquide. In realtà la liquidità, che è un qualcosa di attuale, in questo caso si capisce che è un qualcosa che appartiene anche al passato, no? Queste relazioni che dipendono da un qualcosa di materiale. Parlavamo di sinergie con la musica, che è un qualcosa. Noi parliamo sempre di sinergia, ma in realtà a farla nel teatro sono pochi come te. Quanto è stato importante questo aspetto e soprattutto che è stato un tuo alleato in questa scelta? L'alleato principale è stato proprio Leo Amendola, perché poi bisogna essere anche umili e capire i propri limiti. Musicalmente io non sono preparato, io sono un regista teatrale, posso curare gli attori, posso curare le scenografie, posso curare i movimenti scenici, ma di musica ne capisco ben poco. Quindi il segreto è affidarsi ad una persona che ne capisce molto di questo, mettere insieme le idee e viene fuori un bel prodotto, perché potevo fare questa commedia risparmiando anche un po' di soldini, perché la musica dal vivo costa, certo, perché sono dei professionisti che vengono a suonare. Però mettere delle basi musicali, delle canzoni che fanno tutti, vero. Io volevo diversificarla dalle altre e quindi mi sono affidato completamente a Leo Amendola, perché lui ne capisce di musica, le sue idee vanno bene, poi ci confrontiamo, cosa ne pensi, ma per il 100% delle volte io mi trovo sempre con le sue idee come lui si trova con le mie, quelle di regista teatrale. Ma non mi chiama a mia! Lei già mi ha da fè! Ma ce l'ho io, sì! Da fè, tu sai dove sto mire? Come lo faccio? Alla da lunga fino a... a strada Pigna Secca, sì. Un numero 94. Che già fa là? Ma c'è sto notare. Un notare. Che si chiama Girolamo Consiglio. Sì. Se lo trovo, lo porto qua, lo porto con te. Sì. Se invece non lo trovo, lascia ammasciato. Che come torna, venisse qua. Sì, io ti muovo qui, non mi preoccupare. Ma non mi raffa che strada. Un notare. Ho notato, così è. Ma loro dico che sta mille, non l'ha fatto ancora. No. Oddio, ti parla a me! Oddio, sono Raffaele, oddio, io ne voto posto che ha mamato. Oddio, che la capacità per me, il signore vada spaparando tutto e portano la paramisa, sì. Non ti preoccupare, Raffaele, sì. È già tutto stabilito. Quanto è bello, tutto stabilito, quanto è bello, è nato padre per me, quando ha perso il papà, neanche solo la insegna, assistete la volontà, pensate alla cuffarella, sì, io sono sto sbrocco, lo tengo, cavolo, ma io ti metto tuo papà! Ha sul sipario a guardarci davvero tantissimi ragazzi e molti vogliono diventare registi. Un consiglio a tutti coloro che ci stanno guardando e che vogliono cominciare a intraprendere questa carriera. Io credo che per diventare regista, cioè il regista non si nasce, lo devi avere. Si comincia sempre a fare piccoli ruoli come attore. Poi io nel mio caso parlo che sono 10 anni che faccio regia, ho 35 anni, quindi ho iniziato a 25. Avevo un animale dentro che spingeva, voleva uscire. Perché mi sentivo che potevo dare qualcosa in più di un semplice ruolo teatrale come attore. Quindi o ce l'hai o non ce l'hai per fare il regista. Però il mondo del teatro è bello, consiglio a tutti di avvicinarsi perché si sblocca nella vita, nel quotidiano. Ad esempio a me ha aiutato tantissimo, io ero timido, ero chiuso, non riuscivo a parlare con questa bella dialettica, quindi il teatro aiuta moltissimo. L'arte è terapeutica, l'arte molto è catarsi ed è purificazione, e il teatro ancora di più perché amplifica davvero tutto. Invitiamo proprio da parte del regista a venire qui innanzitutto a vedere A Morte Carnevale, ma soprattutto a venire a teatro. Sempre, ma ho visto che dopo il Covid, dove il teatro ormai sembrava morto, c'è stata una bella ripresa teatrale, anche perché calato un po' il cinema con tutte queste piattaforme, il teatro è risalito fortunatamente, quindi è una gioia per noi che facciamo questo, ma poi il teatro per il cliente, per il pubblico, vedere una cosa che succede in diretta, dal vivo, è un'altra emozione. Assolutamente, grazie ancora al regista Salvatore Pinto. Grazie a voi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ave Maria, grazie a te, Dominus te, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora pro nobis, e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.
Siamo qui con l'attrice Daniela Esposito, sempre per parlare di questa meravigliosa commedia. Daniela, cosa interpreti? Io interpreto Nannina, la vicina di casa della signora Antonetta, e sono, diciamo, la vicina di casa che l'aiuta un po' nelle faccende domestiche, sto sempre dietro, qualsiasi cosa che lei ha di bisogno, io sono sempre pronta ad aiutarla. Sì. Ti ritrovi nel personaggio, il tuo carattere è un po' questo personaggio? Sì, sì. Infatti mi viene molto, molto facile interpretare questa Nannina, perché fa parte un po' del mio carattere. E sì. Questa cosa secondo te aiuta un po' la credibilità proprio nel ruolo del... Spero di sì. Anche perché le repliche sono tante, vero? Ne sono 18, sì. Stasera è la 18ª replica che facciamo e con questo spero che si chiuda questo bel cerchio di questa bellissima commedia che è La morte di Carnevale, che io l'adoro tantissimo. E noi di Sul Sipario vi facciamo tantissimi in bocca al lupo e complimenti. Grazie, grazie, grazie mille. Pure bis. E per questo? Uè, Nanni, tra. Buongiorno. Buongiorno. Ma che sta? Che stato? E la pigliata nata a loro. Capita, ma è andata a chiamare me. Come sei chiuso un punto? La mandata a chiamare pronta. E come mai da sto punto stai per qua? La mandata a chiamare isso? No, è venuto perché la serve venire a sirti sotto. Come sono? Quando tu ne hai mastrato battina. Non è che mo' che è venuta a sapesse affugare tutto cosa un po'. No, il letto con rugo non si arrama a roba e poca. Ma perché non lo cuccava? Ah, Nanni, non lo posso cuccare perché dice che aspetta la gente che porta nel denaro. Dopo se lo trovano a letto non lo paghi né più. Don Basca! Quei chi è? I sordi lì? No, Don Basca, che è Nannina, Nannina! Ah, Nannina, Nannina! Come vuoi sentire? Buono, Nannina, ma sento un'orione, mi sento. Ha venuto nessuno a buttare. No, pensa a te! Don Basca, questo sono 10 lire, un coppo solo. Chi là ti è 20 lire, vedono quando è sabato, va bene? No, figlia mia, tu sei sorta che ammirava, non mi arrà 10 a 20 lire a voti. Io così non me ne vedo bene, tu sai, io sono il giorno 4, sabato ne avevamo 29, figlia mia. Babbo Pasqua, che le mani mano in coccia e poi dopo. Ma non l'avete visto come ha già faticato, io ho già consegnato un sacco di biancherie e tutto quanto mi hanno detto quando è sabato per pagare. Sì, figlia mia, ma tu hai capito che io ti ho generato la meglio a stanza, che era a fronte strada. E mi ha già scritto in questa cammarella, proprio per leggere come sono. E per quando noi te teniamo come una famiglia, tu sai, così una brava figlia, no? E pure una schiavitù a tenere a cucina o cessi in comune. Ma come ti so fare queste cose? Ce l'hai affittata sta camera, te stava avanti! Basta, Pasqua, basta! Ma che ti fai a ferrò? Mi parla una ianara, mi parla. Ma che ti fai? Voi è diventato peggio di abbonare mia moglie. Ha già cagnato l'occhio per la cura, ci ha cagnato, guarda. Fosse una volta esistere la parte a me, sempre contro a me sta, sempre contro a me, io. Da cucca? No, è dalla cutta cucca, sono morta come ha già cucca, sono morta. Quante volte ti ha già spiegato che non sono morta? No. Sono morta, no, allora, si sono morta, chiamo pure le schiette morte. Chiamo le schiette morte e chi ti avviva. Ah, mannaggia. Chiamo le schiette morte, Grazie a tutti per averci seguito e ci rivediamo in una prossima puntata di Su il Sipario.